sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione e fratello. Pace. Amen.
Sì,
l'originale non c'è mai. Io c'è una volta. Io ho buttato, Bob, che fai? Leggo. Leggi. Non ho capito. Chi l'ha copiato? O da quello? No, quello. C'è tutto niente sui nostri non c'è. Rigori. Sai, si potrebbe rompere, È già in finale. Che schifo. Augusto, saluto. Ciao mamma! Un po' di ha letto la pubblicità che diceva di ragione. Ma io ho detto le figure. Grazie.
Qui c'è la rassegna dei vini d'oltre. Ah sì? Assaggio, qui c'è solo un patino. Ma io glielo ho detto, vediamolo lungo. No. Non vai, basta, Degli la vedi, ogni tanto ci si vede, va bene. Signor maestro, cosa ti ha detto? La rotazione del pesco. Si vorrebbe invitare, no, va più indietro. Samantha? Samantha? Vieni qua. Samantha? Vieni. Peggio della Iena. La Iena ride. Ma tanto per lui,
Lungo, quindi come sapete c'è da fare una premiazione e io approfitterei di questo momento per farla adesso. Approfitto anche di questo momento per ringraziarvi tutti, sia i musicanti, sia il maestro, sia tutti coloro che in un modo o in un altro ci hanno aiutato a fare questo concerto. E mi dispiace, un unico rammarico è stato quello di non poter avere fra di noi quei ragazzi che dovevamo nell'intervallo del concerto cantare e suonare per merito della Viviana. Mi dispiace moltissimo perché fra questi ragazzi insomma ci poteva essere un futuro musicante, quindi era bene per noi se poteva fare. Purtroppo le circostanze, sapete, ci sono stati un po' di problemi, quindi non si è potuto fare. Io mi allaccio un pochettino a quello tra l'altro che ha detto anche il prete stamattina all'altare, era questo che volevo infondere nei giovani, cioè la musica d'insieme, questi giovani che facendo una cosa che diverte noi stessi, perché la musica ci diverte altrimenti non saremmo qui, ci insegna anche a stare l'uno con l'altro, il discorso che faceva il prete, cioè i primi non possono far nulla senza l'accompagnamento, gli accompagnamenti non possono far nulla senza i primi. Questo è stato un bel discorso, mi è piaciuto e tra l'altro vi proponevo di farlo io, proprio per insegnare a questi giovani che lo stare insieme musicalmente è una cosa bellissima, oltre che divertente. Poi niente, dato che qui abbiamo il piacere di avere il nostro sindaco, io mi auguro, per ora voi sapete tutte le volte che ci si ritrova, il problema più assilloso che ormai da anni e anni ci si porta dietro è quello della sede, questa sede che ci è stata promessa più volte e che per ora non si vede tanto spazio, forse si spera, senz'altro che ci sarà lo spazio per fare le prove, quello bene o male ci siamo sempre arrangiati grazie all'amministrazione dei due circoli che o noi l'uno o nell'altro ci siamo sempre arrangiati, ma quello che più ci preme è questa famosa sede, noi non si sa dove mettere la musica, dove mettere le G, dove mettere gli strumenti, dove mettere il vestiario, ci sono un sacco di roba che purtroppo ci vuole perché senza di quella non si può fare e che per ora mi sembra di vederla piuttosto lontano questa sede. Io spero che le promesse vengano mantenute, ma non vedo tanti sbocchi. Però mi sono approfittato un pochettino della parola per parlare di questa cosa, poi magari se il sindaco ci vorrà dire due parole a questo proposito, tanto meglio, se no lo farà in un'altra sede. E passerei bravo!
se vuoi dire due parole prima della premiazione. No, io a questo punto anche se non le volevo dire. Come sono stato, sì, dunque la sede voi lo sapete tutti qual è. Noi abbiamo un grosso progetto per il quale abbiamo anche ottenuto dei soldi dalla Regione Toscana qualche mese fa, che riguarda essenzialmente gli adolescenti e i giovani, senza niente togliere alle persone più anziane. Quindi le prospettive per la banda sono le più ampie possibili, nella misura in cui la banda riuscirà a perseguire quegli obiettivi che sono gli obiettivi dell'amministrazione. Quindi va benissimo socializzare, va benissimo ritrovarsi a questi pranzi, va benissimo fare concerti, questi devono essere naturalmente solo il campo su cui si combatte una battaglia diversa, che è quella del diciamo così, trasferimento ai più giovani, del tramandare certi usi e certe tradizioni alle persone più giovani. Se questo è l'obiettivo della Filarmonia di Castellina, e io ritengo che non possa essere altrimenti, state tranquilli che c'è la sede, ci saranno tutte le opportunità per dare una risposta alle vostre esigenze. Anche in tempi abbastanza brevi, i locali che tutti sappiamo e tutti conosciamo saranno pronti fra qualche mese, si tratterà di trovare le forme giuste di gestione perché dovranno dare risposte anche ad altre esigenze associative ed altre esigenze che sono presenti fortunatamente a Castellina e delle quali naturalmente la Filarmonica si può tranquillamente dire è la più importante e quella con tradizioni più radicate nel tempo. Quindi io non sono pessimista come Benedetto, che fa bene ad essere pessimista perché l'esperienza maturata tra di voi, io ho una piccola esperienza di sindaco dove ho imparato che i sindaci devono essere sempre ottimisti, quindi io oggi recito la parte dell'ottimista, comunque credo che sia un ottimismo basato su dati di fatto. L'appuntamento è fra qualche mese quando dovremo tutti insieme vedere i modi, i tempi e le forme per gestire questo patrimonio che abbiamo. Io vi ringrazio dell'invito, questa è la dimostrazione che con impegno personale, io mi ricordo a qualche nostro incontro di qualche anno fa, a prescindere dalla sede c'è anche il modo di far rivivere la Filarmonica di Castellina, questo ve ne devo dare atto a tutti, specialmente a qui al tavolo là, che so che ci sono delle teste calde che si sono mosse abbastanza energicamente in questo senso, quindi le basi sono poste e nel modo migliore. Sicuramente non può venire di meglio. Che avevamo deciso di darlo, ripeto, nel proseguo del concerto, nell'intervallo, però per ragioni di spazio probabilmente il concerto è già un tantinello lungo, non è che sia un'ora tanto presto, e quindi a quei musicanti che per oltre 25 anni appartenenti a altri comuni, quindi non direttamente nel comune di Castellina, sono sempre venuti fra di noi, hanno sempre suonato senza volere mai una lira, sempre gratuitamente, quindi a me mi sembrava, nella mia veste di presidente del Gengi, ma anche se in questo piccolo momento mi sembrava il minimo che la società potesse fare verso queste persone. E quindi questo piccolo riconoscimento è solo veramente un riconoscimento, non certo una cosa di pregio, ma se mi dà una a caso, alle fuori del pelle dei fondelli e pulini che verrà premiato stasera. Ecco, Forconi. Leggerò una a caso, le altre saranno tutte uguali per non leggere tutte le volte, perché tanto sono tutte uguali. Perché a me era c'è scritto, Società Filarmonica Castellina Santa Cecilia 93. Onorificenza, musicante Forconi Mauro, che sebbene residente in altro comune, il suo impegno profuso per oltre 25 anni
e il suo disinteressato attaccamento al nostro corpo bandistico rimanga un esempio tangibile di amore verso la musica, fratellanza, amicizia e abnegazione verso il nostro sodalizio. Bellissima lettera commovente che non poteva venire, anzi non ha voluto venire perché aveva paura. La stessa discorso che ha fatto il Fontelli e lo dirò stasera che con il Cervo, fosse perché sofferente di cuore in queste emozioni aveva paura che gli dassero noia e quindi ha preferito rinunciare a, per lui questo bellissimo incontro. Si scusa con premiati stasera.
abbiamo l'onore di riproporvi quest'anno in una veste nuova, no, in una nuova veste, perché come vedete ancora le divise non le abbiamo potute fare. Comunque ho l'onore di presentarvi il nostro nuovo maestro, maestro Stefano Bravi di Firenze, che diciamo da qualche po' di tempo ci sta aiutando a ricomporre questa banda e cogliamo l'occasione per farvi sentire i suoi frutti. Buon divertimento e buon ascolto. Grazie.